Buonasera, benvenuti a questa serata di trasmissioni di Liberi TV. Questa è la serata delle trasmissioni appunto del 8 marzo 2013. Questa virgola andrà registrata, è stata registrata il 6 marzo perché l'8 dovrei appunto seguire un convegno che ha un orario pericolosamente troppo vicino all'orario della diretta consueta. Dopo i commenti alle elezioni, ho ascoltato alcune riflessioni sul voto da parte di alcuni partiti che si sono ciascuno riunitosi nei propri organi di dibattito. Abbiamo voluto ascoltare, grazie a Radio Radicale, la direzione del Partito Democratico e sempre appunto grazie alla Radio Radicale ovviamente la riflessione con la direzione dei radicali italiani sul post voto relativamente appunto al Movimento Radicale e quindi gli esiti elettorali della lista promossa da Radicali Amnistia, Giustizia e Libertà. Vorrei fare una premessa a quanto appunto dirò. La politica oggi è evidente, ma è importante ribadirlo. Per avere credibilità deve utilizzare degli strumenti che già solo 5 anni fa non si immaginava assumessero una importanza così elevata. Parlo ovviamente di strumenti partecipativi, di coinvolgimento che assicurino partecipazione. Ovviamente l'idea subito va alla rete, che è uno di questi strumenti, forse il più importante. Di questa sensibilità dell'importanza della rete e della partecipazione, soprattutto dopo gli esiti, dobbiamo dirlo, trionfali del Movimento 5 Stelle, ho potuto ascoltare che vi è la percezione appunto di questa sensibilità, di questa dell'importanza della rete e di questa appunto vi è ampia presenza negli interventi, nei dibattiti appunto post-voto, sia nella direzione del Partito Democratico che in quella di Radicali Italiani, appunto, che abbiamo potuto ascoltare. Strumenti di partecipazione, dicevo, che determinano la credibilità di un movimento politico, di un partito, per rifuggire dai partiti come circuiti chiusi, quindi strumenti di partecipazione organizzati e regolati nei partiti, affinché possano realizzare appunto il giusto fine inclusivo. E questa qua appunto era la premessa. E vorrei adesso parlarvi più specificatamente del Movimento Radicale, qui in modo ovviamente così abbastanza spontaneo ed estemporaneo, pur senza essere iscritto, io mi reputo di essere un militante. Per il Movimento Radicale penso sia venuto il momento di rivedere la propria forma partito organizzata attualmente in tanti soggetti definiti appunto comunemente galassia. Da tempo, lo penso, almeno dal 2004, e ho anche una mia proposta di possibile riforma, ma non è questo l'importante. Penso piuttosto che invece l'importante sarebbe trovare il modo per agevolare da parte della dirigenza un percorso di cambiamento che potrebbe così, o meglio, che non potrebbe non coinvolgere la militanza tutta. Cambiamento è una delle parole che in qualche modo è risuonata in queste diciamo riunioni post-voto che, seppur dettate da una sorta anche di in alcuni partiti che non si aspettavano ovviamente o meglio che speravano in un risultato migliore, è una parola che è risuonata forse anche dettata da una certa un riflesso un po' diciamo di depressione, di delusione dai risultati, che però non è una cosa che per questo è meno importante, perché proprio da momenti anche come questi, da momenti di crisi, possono scaturire dei momenti di cambiamento, di riforme interne. E quindi io penso che una prima idea sarebbe organizzare un metodo per poter presentare proposte, dibatterle e sceglierle. Uno strumento a tal fine, appunto, continuo a parlare del Movimento Radicale, potrebbe essere un'assemblea costituente per il cambiamento, massimamente inclusiva, quindi aperta a tutti i militanti radicali, anche agli iscritti alle sue associazioni locali. Gli iscritti alle associazioni locali sono quelli che svolgono la dura testimonianza radicale sul territorio,
quelli che raccolgono le firme e anche quelli che dibattono tra loro ai confini dell'impero, così potremmo dire, e che spesso si dividono e scelgono e decidono di raccogliere le firme, insomma i radicali tutti. Una grande assemblea costituente preceduta da un adeguato periodo di dibattito online, nel quale si potrebbe giungere a selezionare un tot, un numero di proposte di riforma, ma se ve ne sono anche proposte che confermino o che rafforzino l'attuale assetto, l'attuale forma partito. E questo periodo di dibattito online si potrebbe svolgere su un sito appositamente creato per l'evento, a cui l'iscrizione, al quale l'iscrizione dovrebbe avvenire secondo requisiti ampiamente inclusivi. E poi appunto potrebbe seguire un'assemblea costituente di un nuovo assetto di realizzarsi fisicamente con l'aiuto economico che si vorrebbe ottenere ottenendo una sorta, almeno parzialmente, chiedendo una sorta di microfinanziamento con dei contributi abbastanza bassi, minimi, però puntando su un'ampia partecipazione a questo finanziamento. C'è un termine credo inglese che indichi questo, ma purtroppo sono tanto smemorato quanto ignorante. Ovviamente si dovrebbero elaborare delle regole per le maggioranze nelle votazioni dei progetti, come anche per i requisiti della partecipazione, però io penso che non sarebbe difficile crearle queste regole se si ha in mente appunto che lo scopo, il fine ultimo, sia quello di realizzare una massima partecipazione, una partecipazione più ampia possibile affinché si possa avere appunto un coinvolgimento che sia legittimante il più possibile l'esito che poi alla fine scaturisca da questa consultazione. Secondo me sarebbe un'occasione di grande partecipazione nel mondo radicale, come da un po' di tempo non se ne vedono, un grande coinvolgimento, questo mondo radicale ritengo in qualche modo, soprattutto per quanto riguarda la base, si stia sfaldando, una base che purtroppo è stata per troppo tempo, e parlo soprattutto appunto delle associazioni che sono sul territorio, non debitamente valorizzate, financo potremmo dire anche alcune volte trascurate. Perché in questo momento pensare al cambiamento? Perché in qualche modo si è più deboli dopo un risultato elettorale che non era quello che ci si aspettava? Io penso, ascoltando un po' gli umori di quelli che appunto in modo probabilmente sacrilego posso definire compagni, penso che sia il caso di cogliere l'esigenza del cambiamento prima che il cambiamento che prima o poi si realizza sia travolgente e senza possibilità di prevederne anche gli esiti. E quindi insomma sarebbe da cogliere, premesso anche qui ovviamente il fatto che dovrebbe essere agevolato perché dalla dirigenza, perché ritengo che un partito carismatico come appunto il Movimento Radicale, il Partito Radicale, la Galassia, insomma, incentrata intorno alla figura di Marco Pannella, è un sistema, quello del Partito Carismatico, che dalla base così senza l'aiuto della dirigenza non può strutturalmente modificarsi così, piuttosto si va incontro, ignorando appunto, se si continua a ignorare questa esigenza, si va incontro a quelle che sono cose abbastanza oltre che antipatiche e dannose per l'idea radicale, che sono le scissioni, che sono il remare contro, che anche di questo si è sentito parlare nella direzione di Radicali Italiani, molto interessante, che si è potuto ascoltare su Radio Radicale. E quindi cogliere l'esigenza del cambiamento prima che in qualche modo il cambiamento travolga tutto, anche dando adito poi ai giacobinismi, ai nuovismi fini a se stessi,
incardinare insomma un momento di riforma che penso in qualche modo sia ormai maturo. Di questo volevo parlare con voi, spero, nonostante questa sia una virgola registrata, che possa suscitare un minimo di dibattito e magari un minimo di attenzione da parte di qualcuno, non più di tanto, per carità. Ringrazio comunque sia anche per questa registrazione la regia di Donato Volpicella. Vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostiene da sola, che quindi sarebbe importante che voi vi iscriveste per darci ossigeno, e oltre che per darci ossigeno in termini economici, anche per collaborare e aiutarci. Oggi noi illustri il palinsesto, perché oggi alla data del 6 non abbiamo ancora chiuso un palinsesto e quindi non ce l'ho ancora pronto, e quindi vi rimando alla pubblicazione del palinsesto, che sicuramente il giorno 8 sarà pronto. E niente, vi ringrazio di questo, vi invito a seguire i programmi di Libri.tv, grazie ancora.